Presidente, andiamo a visitare la storia della Lazio con l'aiuto dei nostri tifosi. Lui l'ha fondata, Luigi Vigiarelli. Il primo centrattacco della società podistica Lazio, Sante Pancerani, impedì la fusione con le tre squadre che dettero poi origine alla Roma, il generale Vaccaro lasciò il calcio e partì per la guerra, Ezio Sclavi, il più grande attaccante del calcio italiano, Silvio Viola. Una vita in maglia biancoceleste, Roberto Lovati. Il presidente dello scudetto, Umberto Leggini. Tommaso Maestrelli. Rappresenta la storia laziale nella sua parte più bella e in quella più triste, De Cecconi. Forse l'uomo più amato dai tifosi della Lazio, Giorgio Chinaglia. Fu lui a segnare quel gol grazie al quale siamo ancora in vita. Giuliano Fiorini. L'allenatore della disperazione, quello che ci ha salvato da tutto e ci ha riportato in Serie A, Eusebio Fascetti. La Nord lo ha fatto re, Beppe Signori. Con lui è cambiata la storia della Lazio. Oggi siamo famosi in tutto il mondo. Il merito è di Sergio Cragnacki.